Orecost 2018, siamo a Sorrento, siamo all'Europa Palace Hotel e ci troviamo in compagnia di Vito Longo, il titolare del panificio Pane Artigianale, che realizza una serie di prodotti dedicati all'oreca. Naturalmente ce lo facciamo spiegare da lui. Buongiorno Vito. Buongiorno, stiamo presentando il nostro nuovo brand, il panino 100% farina di provenienza italiana, coltivata esclusivamente in Italia, macinata in Italia e con una filiera controllata dalle origini. Cerchiamo di identificarci come prodotto diverso dagli altri, proprio per spiegare al nostro consumatore un'etichetta pulita, un'etichetta dove lui riesce a vedere tutta la trasparenza, tutta la fase lavorativa e la storia del nostro panino. Il nostro pane è privo di grassi animali, lattosio e quant'altro, e non contiene sugna, grassi idrogenati e tutte quelle cose che poi vanno a creare allergeni. L'unico allergene è la farina, per il resto che però nel frattempo è ben selezionata, perché voi peraltro trattate solo farine italiane. Sì, da un po' di tempo noi stiamo testando queste farine italiane, perché come si sa la farina italiana non è di alta qualità, però non è gestibile, nel senso che è una farina che ci vuole esperienza per lavorarla. Perciò in questi anni si è andato verso i grani canadesi, i grani francesi, perché sono più forti di glutine e più facili da lavorare. Noi abbiamo dovuto seguire un processo diverso dagli altri, con lieviti naturali e una lunga lievitazione. Ci prendiamo il tempo per fare il pane, che il tempo è qualità. Il panificatore è sempre e comunque una gran bell'arte. Sì, noi nasciamo prima di tutto come ristoratori e poi siamo entrati nel campo della panificazione proprio perché riscontravamo dei problemi sul classico pane, come tutte le persone: ma come mai questo pane già la sera è duro così, colì? Perché oggi non si sta più attenti alle lievitazioni, la vita frenetica di tutti. Il panettiere deve andare veloce perché c'ha i suoi costi da mantenere, allora il pane non gli danno più quell'importanza che si dava una volta. Noi stiamo facendo una lievitazione naturale come una volta, con prodotti comunque selezionati, prodotti come per esempio noi abbiamo una farina zero, la farina doppio zero noi non la usiamo, la farina zero è sinonimo di qualità. Mentre la doppio zero, parecchi ci sta suo tabù, che cioè, ma come mai la farina, si è parlato in giro che la farina doppio zero forse era un poco più meno salutare della farina con un solo zero, anche perché macinandola con un solo zero ci sono più, rimangono più le caratteristiche veri del grano come una volta. E veniamo ai prodotti che voi andate a presentare nel corso di questa manifestazione, di questo evento che si tiene a Sorrento quest'anno e itinerante negli altri anni. Alla tua destra appunto abbiamo una serie di prodotti, descrivicili brevemente uno a uno. Allora, il prodotto che sta andando per la maggiore è il cereale. Il cereale adesso la fa da padrona, perché sono prodotti che si stanno riscoprendo, questi sono cereali antichi e si sta riscoprendo questo prodotto. Poi abbiamo la classica linea finger food per i party e i buffet, abbiamo la linea pub e abbiamo questa linea hot dog per gli snack, e abbiamo anche i macinati a pietra con farine sempre italiane, però macinate a pietra. Vito, voi siete qui perché partner della Lamberti Food? Sì,
ma avete con loro un contratto di esclusiva, o chi è dall'altra parte magari desidera diventare vostro cliente perché magari non servito direttamente per motivi logistici dalla Lamberti Food può entrare in contatto con voi? Noi stiamo creando una logistica con i nostri distributori, che poi andremo a diventare partner. Allora, laddove Lamberti non consegna, ci appoggiamo ad altri distributori. Con Lamberti ci sta una sinergia, un feeling, dalle farine che compriamo da loro, per la materia prima che compriamo da loro, e poi abbiamo anche un'altra rete vendita. Ogni zona facciamo una rete vendita. E allora, per chiunque si trovi dall'altra parte e desidera avere maggiori informazioni sui vostri prodotti, su una partnership di tipo commerciale, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere per entrare in contatto con voi? Allora, l'indirizzo è seriasrl@hotmail.com. Bene, è quella che nel frattempo state guardando qui sotto e a cui potete scrivere senza alcun impegno, naturalmente. Vito, grazie, saluta a tutti loro. Grazie, grazie di tutto, e spero che la nostra idea piaccia a tutti della selezione delle farine 100% italiane. Avremo modo di parlarne ulteriormente. Nel frattempo io ti ringrazio e passo avanti, perché abbiamo tanti altri player che sono presenti qui a disporre a loro cost per poter far guardare a tutti voi che cosa hanno presentato. Grazie Vito. Grazie, grazie e buon lavoro.